Un abbigliamento adatto ci aiuterà tantissimo a sentire meno la stanchezza e a proteggerci dagli incidenti. Lo potete acquistare al supermercato o potete usare anche un cestino, un secchio. Questo è comodo perché ha la maniglia per trasportarlo. Scegliete i vostri migliori alleati che vi accompagneranno durante tutte le pulizie di casa, quelli che pensate di utilizzare nella maggior parte dei casi. Se vi fa piacere qualche suggerimento, vi mostro quelli che utilizzo io in questo periodo. Non sempre li uso tutti, ma a seconda delle necessità. Comunque, sono quelli che mi capita di utilizzare più spesso. Per i vetri, window spray della Stenom. 5 panni microfibra, uno per ogni finestra. Per i pavimenti, Eco Marbeck, un detergente ecologico che va bene per la pietra e ceramica. E quando voglio disinfettare, l'Ajax disinfettante. Le cartine per misurare il pH dei detergenti. Mope Duster della Stenom con il suo panno, mangiapolvere emulsio naturale, disinfettante della Stenom per le superfici non lavabili, panni umidi della Braun per i mobili in legno, il piumino Duster della Swiffer, panni spugna per i mobili, la spugna melamina per le macchie sui muri. Sgrassante ecologico della Marbeck e panni verdi per la cucina. Gli occhiali per proteggere dalla polvere e guanti in cotone. Un paio di guanti in gomma. Thank you.
scrivere le cose da fare seguendo un ordine ben preciso è molto importante per invogliarci a fare le pulizie, non perdere tempo e per pulire meglio. È più difficile dirlo che farlo, niente scuse, è semplicissimo. Prendiamo carta e penna, guardiamoci intorno, stanza per stanza, e scriviamo le cose principali da pulire, in base al tempo a disposizione. Potete fare come me, stamparle, infilarle dentro le buste plastificate e lasciarle nel cestino. Se volete le schede pronte da stampare della mia routine, le trovate sotto ogni video di routine settimanale, che vi linko per comodità in alto a destra. Riordinare. Sembra scontato, ma spesso questo passaggio non viene fatto. Si rimettono le cose a posto contemporaneamente mentre si pulisce o le spostiamo durante la pulizia. Ma se invece lo facciamo prima, dimezzeremo i tempi. La pulizia sarà più approfondita perché le superfici saranno libere. E questo vale anche quando affidiamo la nostra casa a una pulizia professionale. Io non riutilizzo mai i panni usati, nemmeno quelli per la pulizia quotidiana. Li conservo dentro due diversi contenitori, nel mobile sotto il lavello in bagno. Uno per i panni rossi per la pulizia del WC e bidet, e un altro per tutti gli altri panni. Li lavo una volta alla settimana. Utilizzo due modi diversi. Se ho tanti panni, faccio 4 lavaggi. Un lavaggio per i panni microfibra rossi per le zone ad alta carica batterica, a 50 gradi. Con aggiunta di percarbonato. Lavo i panni microfibra a 50 gradi con il detersivo autoprodotto. Un lavaggio a 40 gradi per i panni spugna, un lavaggio a 40 gradi per i panni spugna rossi e percarbonato. Se invece ne ho di meno, lascio in ammollo i panni microfibra e le spugna rosse con acqua calda e candeggina delicata per 30 minuti. Li strizzo e li metto a lavare in lavatrice insieme agli altri panni, sempre però distinguendo in due lavaggi i panni microfibra e i panni spugna. Questo per non rovinare la microfibra. Non usiamo candeggina normale, ma solo candeggina delicata che non contiene cloro ma solo ossigeno durante il lavaggio, e non usiamo mai l'ammorbidente.
prima di infilare i guanti, ricordiamoci sempre di mettere un po' di borotalco, perché all'interno si crea un ambiente caldo-umido che è luogo adatto per i germi. I guanti rossi sono quelli che utilizzo per la pulizia del WC e del bidet e preferisco spruzzarli con un po' di disinfettante. Riempio il secchio con dell'acqua pulita e risciacquo bene il mocio. Verso due tappi di candeggina delicata non diluita, in modo da sfruttare al massimo il potere igienizzante e non risciacquo. Lo strizzo e lo lascio asciugare al sole, per assorbire il benefico effetto disinfettante dei raggi UV.